Buongiorno a tutti gli amici di Real Team TV, abbiamo il piacere di ospitare oggi Lorenzo Arabia. Buongiorno Lorenzo, benvenuto. Grazie, buongiorno a voi. Lorenzo è qui per presentare il suo libro Ivan Graziani, Viaggi intemperie, per Minerva Edizioni. Ivan, mamma mia quanti bei ricordi, ne parleremo. Passo subito la linea alla splendida Giusy, buongiorno Giusy. Grazie direttore, buongiorno a lei, benvenuto Lorenzo, è un grande piacere averti qui con noi. Piacere mio. Grazie, voglio dire che Lorenzo è un musicista, è anche un biografo, ha già scritto altri libri, però oggi parleremo appunto di questo bellissimo libro, lo faccio vedere e ripeto, Ivan Graziani, Viaggi e Intemperie, con il contributo di Anna, Tommy e Filippo Graziani, collana Ritratti, edizioni Minerva. Allora Lorenzo, l'unica direi biografia ufficiale scritta insieme alla famiglia appunto di Ivan, ma soprattutto una biografia completa, una biografia che è ricca di ovviamente aneddoti, dettagli, informazioni, c'è un grande lavoro di ricerca, fotografie, riviste, le sue chitarre, c'è veramente di tutto di più, ma è soprattutto, fammi dire, un atto d'amore, un po' un tributo, un omaggio, è una biografia molto onesta, è una biografia che ha cuore, che ha anima, non è fredda come a volte tante biografie ufficiali magari alla lettura risultano un po' fredde, quindi è un bellissimo, devo dire, lavoro. Allora, un genio, grazie a te, un genio assoluto, un artista libero, un artista che insomma era fuori da qualsiasi etichetta, incasellamento, non era particolarmente avvezzo ai cliché, a piegarsi alle mode, era veramente un artista libero, un grande artista, un animo anche gentile. Però adesso voglio fare raccontare a te, perché tra l'altro so che Ivan fa un po' parte da sempre di quella che è la tua storia, perché sin da giovanissimo tu comunque ti appassioni e negli anni, fino poi ad andare al suo live, quando purtroppo già non stava neanche bene, e quindi questo libro è anche la storia anche un po' tua. Sì, praticamente avere una sorella più grande che negli anni 70 e ascoltava i cantautori mi è servito anche per avere un accesso diretto a tutta quella musica che ho ascoltato, e c'era questa voce che era diversa da tutte le altre, perché logicamente il suo tono altissimo, ma anche quello che raccontava, come lo diceva, poi comunque sia anche il fatto di suonare così la chitarra, cioè tutte queste cose mi avevano sicuramente incuriosito quando ero proprio ancora un bambinetto, perché pigro è uscito che io avevo 6-7 anni, insomma, ed è stato quello che mi ha colpito più di tutti, quindi insomma poi trovarlo appunto, a fare in tempo a vederlo dal vivo pochi mesi prima che purtroppo ci lasciasse, è stata anche secondo me una grande fortuna, perché poi tra l'altro negli anni, fine anni 80, inizio anni 90, si era un po' perso, l'avevo perso anch'io un po' di vista, perché all'epoca non c'erano i social e non c'era internet ancora come oggi, per cui se non andava in televisione sabato sera non è che ci fosse tanta possibilità, ecco. Certamente. Ecco, abbiamo già detto che questa è la biografia ufficiale, quindi sì, viene costruita insieme alla famiglia. Com'è stato anche collaborare con loro, anche a livello emotivo, perché c'è anche una grande responsabilità quando comunque si lavora con la famiglia dell'artista. Com'è andata? È andata che per convincere Anna, la moglie di Ivan, a fare questa cosa, le sono stato addosso per un sacco di tempo, perché ovviamente mi immagino che lei tutti i giorni più o meno riceva proposte di vario tipo che debba scremare per forza, perché comunque sia quando ti trovi a contatto con diciamo non proprio l'artista in questo caso, ma con la sua famiglia,
magari l'entusiasmo ti fa dire facciamo un film, facciamo un libro, facciamo un disco, facciamo una canzone, e diventa un secondo lavoro. Per cui le sono stato addosso, ho dovuto portare un editore di un certo tipo, che è Minerva, che ci ha supportati in modo eccezionale, e visto che forse, diciamo, siamo stati anche fortunati, perché non era stato scritto nulla di incredibile su di lui, c'è stata la congiunzione astrale, per cui ha detto ma sì, dai, proviamo a vedere cosa succede. E da una iniziale, non dico diffidenza, ma giustamente si sono un attimo tutelati, mi hanno aperto casa. Dopo io sono diventato, non dico della famiglia, ma sì, in un certo senso anche sì, perché proprio, anzi, con Tommaso, il figlio grande, abbiamo un ottimo rapporto di amicizia tutt'oggi. Quindi è stata una cosa che anche a livello emozionale ha contribuito alla riuscita del libro, perché sai, un conto è fare ricerche in archivi, in riviste, in giornali, cosa che del resto abbiamo fatto, un conto è quando loro ti aprono l'album dei ricordi, vai a casa loro, ci sono le foto appese ai muri, le chitarre, quindi insomma è un'immersione nel mondo dell'artista. Certo, e poi è anche, come dire, quel valore aggiunto per il lettore, perché sono veramente quelle chicche, quelle cose davvero più ovviamente intime, private, che neanche giornali, neanche i media di qualsiasi tipo possono avere. Quindi questo e poi fammi dire che questo rapporto bellissimo che avete creato è anche la prova, insomma, che sono felice di questo libro, che è un buon risultato. Sì. Quindi sì, ma guarda, cioè poi l'approccio da fan che ho dovuto poi controllare, perché sarebbe fin troppo facile, come dire, Ivan è bravo, Ivan è bello, Ivan è il migliore. Abbiamo cercato di rimanere comunque lucidi, fra virgolette. L'approccio da fan probabilmente fa identificare anche il lettore, che comunque, essendo fan di Ivan, magari aveva in mente le stesse domande, voleva sapere le stesse cose, ecco, quindi forse la riuscita è anche quella. Certo, assolutamente sì. Ecco, che rapporto aveva Ivan con la famiglia, con i valori, con la sua famiglia? Il rapporto con la famiglia, rimanendo in tema musicale, c'è da dire che Anna è stata intanto il braccio destro principale di Ivan per quanto riguarda l'elaborazione dei testi. Infatti da certe canzoni si sente chiaramente che c'è un tocco femminile, nonostante questo lei comunque non ha mai voluto essere accreditata come autrice, ha preferito rimanere in seconda linea anche a controllare che non facesse troppe cavolate. E i figli, Tommaso, quello più grande, ha fatto addirittura in tempo a fare l'ultima tournée del papà prima che venisse a mancare, e quindi l'aria musicale ovviamente veniva respirata a pieni polmoni. E Tommaso è un batterista, tra l'altro oggi è un professionista veramente molto, come dire, accreditato nel settore, ha suonato in un sacco di dischi. Filippo, che era poco meno di un adolescente nell'ultimo periodo, addirittura partì col rap, si avvicinò al mondo del rap per poi arrivare a riscoprire la musica del papà, tant'è che oggi appunto porta in giro un progetto con le canzoni del babbo. E questo per quanto riguarda il discorso musicale. Poi mi hanno sempre detto tutti che comunque Ivan separava
anche il lavoro dalla famiglia, tant'è che negli ultimi anni aveva costruito uno studiolo dove andava a comporre le idee per le canzoni nel cortile di casa, per cui quando lavorava, lavorava, quando era in casa invece faceva il marito, il papà. Certo, ecco, ma diciamo qualcosa in più di questo appunto genio, di questo artista, anche diciamolo che è stato purtroppo sottovalutato perché comunque non ha avuto, come dire, le giuste, la riconoscenza, la giusta attenzione, anche nella prefazione di Scanzi lui dice il grande sottovalutato, forse perché era veramente troppo avanti. Adesso che è uscito questo disco di provini recuperati appunto dai figli, ne abbiamo parlato parecchio e in realtà ci siamo accorti che c'è un sacco di gente che vuole tanto bene a Ivan, quindi sottovalutato forse non è proprio la parola giusta. Diciamo che lui, per come era come musicista, per quello che ha raccontato, per le canzoni che ha scritto, non è mai stato un numero uno nelle classifiche, ma consapevolmente, magari sarebbe stato anche capace di scrivere canzoni più, fra virgolette, ruffiane, invece ha preferito sempre seguire quello che era, quello che gli piaceva a lui, come musica, come composizione. Per cui siamo arrivati, dopo tanti anni, a capire che forse non tanto sottovalutato, ma di nicchia, insomma, non per tutti, perché comunque. Anche il fatto di avere questa chitarra rock sempre in primo piano, un aneddoto che dovrebbe essere anche nel libro, quando andò a Sanremo per la prima volta fu fischiato dalla sala stampa proprio perché nell'85 si andava in playback a Sanremo, lui dava delle schitarrate energiche che non erano proprio il contesto, non era il suo palco, era il palco di Sanremo, ma lui era fatto così. Per cui siamo abbastanza sereni. Anche questo giro di presentazioni del disco che abbiamo fatto nelle Feltrinelli, mi hanno invitato a quello di Rimini, hanno fatto Roma, Milano, dappertutto, è partecipatissimo. Il disco stesso è secondo in classifica. Quindi, insomma, in realtà direi che è bene saldo nella memoria popolare. Quello assolutamente sì, però se bisogna essere, come dire, come hai detto prima, fare una cosa ruffiana per essere dei numeri uno, forse ancora non abbiamo capito bene, non sappiamo giudicare bene, mi riferisco non al pubblico che lo ama, ma a chi dovrebbe, insomma, comprendere un po' meglio e non dopo tanti anni. Ecco, quindi sicuramente una mancanza c'è stata, ecco, poi assolutamente, fortunatamente, Teniamocelo l'ennesimo. stretto come era. Ecco, direttore, tra l'altro voglio dire che il direttore, insomma, non solo lo conosceva, ma ha suonato con lui. Ma dai. Io ho avuto il piacere di suonare con lui, io ero molto giovane e ho suonato ai tempi Anonima Sound, per intenderci, che è stato Accidenti. forse il primo gruppo che ha formato lui. Persona squisita per quel poco che posso dire, ovviamente, e quindi fa parte del mio background, no? Perché trovarsi con un personaggio così che si capiva, che non era ancora famoso, no? Perché erano, però si capiva che avrebbe in qualche modo, sarebbe così partito alla grande e soprattutto. Noi conosciamo, cioè la maggior parte del pubblico conosce i pezzi, cioè, molto melodici, vabbè, da cos'era quello con Lugano, poi Addio, certo. esatto, poi Agnese, Firenze, beh, a parte che Agnese, io non lo so se sia un plagio o meno, non Agnese, ma Phil Collins ha scritto un brano che praticamente era la versione inglese di Agnese. Allora, diciamo che nel libro viene spiegato un po' come è andata la cosa. Diciamo che tutti e due si sono ispirati a un
un sonetto del 600, ma anche, certo. Anche credo i Camaleonti o i Dick Dick, non mi ricordo, negli anni 60 si ispirarono, diciamo che è una melodia che ha creato altre cose, ecco. Era proprio uguale. Sì, ah beh, sicuramente, d'altronde se vogliamo parlare di Bach con i Beatles si va proprio indietro, perché comunque sia la musica è quella. Le note sono sette, no? Sì, e Paul McCartney diceva che l'ottava nota è il silenzio, quindi... Senti Lorenzo, torniamo al libro invece. Ci sono anche all'interno dei contributi di altri artisti, perché c'è Renato Zero, Antonello Venditti... Si è commosso quando l'ho intervistato. Raccontaci qualcosa, Batantuono, sono veramente tanti. Sì, guarda, la cosa che mi ha lasciato felice di questa intervista è proprio perché... è proprio il fatto che tutti quelli che ho sentito proprio mi hanno raccontato cose genuine, non sono state dichiarazioni a un giornalista, ma di una persona, un collega che ha voluto bene a Ivan e che ha condiviso un pezzettino di strada insieme. Sono stati veramente tutti felici nel raccontarmi la loro esperienza. Renato Zero, non dimentichiamo che quando Ivan è venuto a mancare ha organizzato un disco tributo che è uscito 2 o 3 anni dopo, e Ron, che è in contatto ancora con la famiglia, poi Diego Batantuono, abitavano vicini perché aveva una casa vicino a Riccione, quindi proprio erano amici anche al di fuori del mondo dello spettacolo, ma lì c'è proprio sono storie veramente molto, come dire, sincere, perché poi io un po' me ne accorgo, insomma, avendo fatto un po' di interviste, quando c'è la dichiarazione fatta perché va fatta, è quella che proprio, infatti Antonello Venditti siamo stati al telefono mezz'ora, capito? Questa è una cosa bellissima. Certo. È vero, perché si capisce quando è un qualcosa di sentito, no? Che non è solo di facciata, ecco, se dobbiamo dire le cose come sono. E questo è un libro, l'ho detto all'inizio, è un libro vero, molto onesto, e quindi mi è piaciuto tantissimo. Diciamo qualcosa anche, c'è un capitolo ad esempio dedicato ai suoi occhiali, perché ormai sono iconici. Sì, che tra l'altro, Ivan aveva anche una sua grande ironia di fondo. Pensate che a fine anni 70 dichiarava ai giornalisti che avrebbe smesso di cantare per fare l'incartatore di caramelle, cioè quella che gli riusciva veramente bene. La storia degli occhiali, il bello è che lui non aveva bisogno degli occhiali, era una cosa completamente estetica. Credo fossero in Francia a una bancarella, gli sono piaciuti, li ha presi e da lì non se n'è più separato, quindi anche quello lui ci vedeva benissimo. E ormai sono leggenda, cioè proprio è iconico quell'occhiale lì, no? Cioè tu pensi subito a lui ed è molto bello. C'è anche la parte dedicata alle chitarre. È fondamentale, Allora, l'aneddoto che mi gioco nelle interviste, quando parliamo del libro, le presentazioni, è che tutti rimangono a bocca aperta. È veramente incredibile le strade della vita dove ti portano. Praticamente c'è stato un periodo in cui Ivan, poco prima di diventare famoso, ha collaborato in studio con Lucio Battisti e aveva una chitarra che a Lucio piaceva moltissimo, come suonava, eccetera eccetera. Allora Lucio un giorno se ne esce: a Ivan, dai, c'è sta chitarra che mi piace tanto, che ne dici, facciamo un cambio, io ti do sta Epiphone che era di Eric. Ma come? Allora, in pratica la Epiphone rossa semiacustica che si vede in tantissime canzoni di Ivan era di Eric Clapton, di Lucio Battisti e poi di Ivan, quindi io l'ho anche toccata. Ma dai! Se voi guardate
il filmato Rock and Roll Circus dei Rolling Stones, quando fecero quella sorta di concerto dentro un tendone da circo in cui c'era John Lennon, c'erano gli Who, c'erano i Jethro Tull. Nel gruppo di John Lennon c'è appunto Eric Clapton con questa chitarra. Questo è un aneddoto grosso. Sì. Ecco, sì. C'era un artista a cui era più legato Ivan, cioè quello che abbiamo capito che si faceva volere bene, questo l'abbiamo capito, non solo dagli artisti ma un po' da tutti, però uno con cui era veramente, secondo te, fortemente legato? Ma guarda, allora lui da quando è riuscito, secondo me, a trovare la sua strada, è sempre stato un cane sciolto. È rimasto legato ai suoi maestri, perché lui iniziò in orchestra prima ancora di fare l'Anonima Sound del gruppo Beat. Fece una sorta di apprendistato come chitarrista in un'orchestra locale che c'era a Teramo, e lui è rimasto molto legato al direttore di questo gruppo che faceva i villaggi turistici, faceva le stagioni estive, che si chiamava Nino D'Alessandro, Nino Dale, tanto che gli ha dedicato addirittura una canzone in un album degli anni Ottanta. E questo sicuramente lui l'ha sempre detto, l'ha sempre ricordato. Senti, secondo te, Lorenzo, che chiaramente sei anche un grande esperto di Ivan ormai, oltre che ad... Per forza. Chiaramente per forza lo sei diventato. Ecco, abbiamo capito, sappiamo che genio era, ma qual era la caratteristica, secondo te, davvero primaria, proprio incredibile che aveva? Ecco, se un aggettivo, proprio una caratteristica, quello proprio principale. Cercando di non essere troppo banale, però è una verità, tutti hanno sempre scritto che lui raccontava le storie di provincia. Quindi ha avuto una sua cifra personale nel disegnare in musica, perché poi comunque lui è stato anche un grande disegnatore, delle storie della porta accanto, che probabilmente hanno fatto immedesimare ancora di più chi lo ha amato, perché comunque sia, insomma, anche Lugano addio è la storia di questo amore mancato, Agnese, ma anche Maledette Malelingue, per citare l'ultimo successo che ha avuto in vita, era una storia vera. Lui si è ispirato veramente a una diceria di paese. C'era questo pittore che ospitava a casa sua questa modella per posare, e tutte le malelingue del paese si sono scatenate. Quindi, insomma, probabilmente la cifra è stata quella. Poi comunque anche il suo legame continuo con l'arte, infatti le sue canzoni, insomma, sono proprio dei disegni in musica. Assolutamente concordo. Senti, qual è stata la difficoltà principale che hai riscontrato per questa biografia? Perché comunque è un lavoro veramente corposo, lo abbiamo detto, quindi qual è stata la difficoltà primaria che hai riscontrato? Ma guarda, difficoltà no, semplicemente è costato tanti mesi di lavoro, perché comunque spostarsi, io poi preferisco quando è possibile fare le interviste di persona, quindi sono andato tante volte a Teramo, sono andato tante volte a Nova Feltri, a casa loro. Per cui più che difficoltà è stato un bel impegno, però appunto col fatto che io sono un fan è stato molto leggero, quindi non mi ha pesato come una commessa di lavoro. Ecco, poi il fatto che sia diventata una pubblicazione che ha fatto il suo giro, perché poi quello che ha in mano è la ristampa, fatta 10 anni dopo addirittura. Vuol dire che è stato un lavoro che è piaciuto, dai, insomma, diciamo. Assolutamente sì, e io consiglio vivamente a tutti i nostri amici a casa, ti faccio i complimenti, c'è davvero di tutto. Grazie. Nova Feltri all'infanzia, Teramo, Urbino, gli anni a Milano,
tantissime fotografie, ci sono delle parti di frasi proprio di Ivan, ci sono il premio Pigro, cioè veramente tutto, non manca niente, tante altre cose che ovviamente dovete scoprire leggendo, perché è veramente un lavoro completo, assolutamente. Senti Lorenzo, stai lavorando a qualcosa di nuovo? Stai pensando di scrivere qualcosa o no? Guarda, essendo un fan, quando avrò un'illuminazione mi metterò al lavoro, perché veramente ci hanno anche provato a dirmi fai questo, fai quello, ma l'impegno che metti in una cosa che ti piace non è lo stesso di una commessa di lavoro, per cui per adesso ci sto pensando proprio. non saprei. No, abbiamo fatto un libro molto fortunato, che anche quello è andato in ristampa, sugli Schiantos, quello sì, che adesso stanno ritrovando anche loro un secondo giro di celebrità. E anche con le celebrazioni della morte di Frick Anthony, insomma, quindi diciamo che siamo ancora in movimento, però adesso quando avrò un'illuminazione potrebbe essere uno spunto, però anche insomma gli Schiantos, poi vabbè, io ho avuto anch'io il piacere di conoscere Frick, insomma li ricordo sempre con grande piacere, sarebbe bello, dai. Sì, ci sono tante idee a Bologna. Sta tutto nell'incastro delle cose, insomma, nelle stelle che siano la congiunzione astrale. Capito. Va bene, allora comunque noi, se arriva questa congiunzione, ti aspettiamo. Sei sempre. Grazie bene. Mille. Grazie a te, è stato un piacere. Voglio ricordare a tutti i nostri amici a casa l'acquisto e la lettura di Ivan Graziani, Viaggi e Intemperie, con il contributo di Anna, Tommy e Filippo Graziani, edizioni Minerva, collana Ritratti, per Rialti in TV, Lorenzo Arabia. Grazie Lorenzo, è stato un piacere. Grazie, arrivederci. Ciao Lorenzo. Alla prossima.